Avanti. I miei rispetti, maestà. Cavalla più avanti, caro conte. E si accomodi. Mi sono venute all'orecchio delle voci sediziose. Al Parlamento il numero dei suoi nemici aumenta ogni giorno. E se quei malcontenti la buttano giù, addio a tutti i nostri piani. L'importante per me è conservare la fiducia di vostra maestà. No, 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 che sta capiro comodo, chiedo. Io non ci riesco a stare seduto, ecco, solo a cavallo. Ehi, va bene la mia fiducia. Ma che faccio io se quelli là non la vogliono più? Cercheremo di evitare scogli e pretesti, ma non credo che in questo momento l'opposizione riesca a darmi lo sgambetto. Anche i nemici più accaniti sono italiani e sanno, o sentono, se non sanno con esattezza, che io lavoro per questa benedetta unità. E questo lo vogliono tutti, o quasi tutti. Purché non si parli di Roma. E noi non ne parleremo. Per il momento. No, non è l'opposizione interna quella che mi preoccupa. Quella francese? Che notizie di quella gatta morta di Napoleone? Sono qui per questo. Novità? Importanti. Ho qui gli ultimi rapporti del marchese di Villa Marina e di Costantino Nigra. Sentumma, sentumma. Ma prima mi dica un poco, a che punto siamo con l'Inghilterra? Quello là sta proprio per essine, eh? Ufficialmente l'Inghilterra è ostile a ogni mutamento politico, soprattutto se ne debba derivare un aumento di prestigio di Napoleone. A Londra si ricordano ancora di suo zio. Ale un nom caspusa per gli inglesi, quello di Napoleone. Sì. Se noi duma una bota l'Austria, ma da soli, con le nostre forze, l'Inghilterra non muove un dito. Il Piemonte non si preoccupa, troppo piccolo. Bella scoperta. Ma siccome i Poduma Nendei la sta botta da soli? In ogni modo, io credo che, a fatto compiuto, Londra chiuderebbe un occhio. Sì, abbiamo movimentato l'opinione pubblica inglese. Tre giornali di Londra e tre giornali importanti stanno pubblicando articoli violenti contro l'oppressione austriaca. Articoli che ci costano cari? Denaro speso bene, maestà. Dunque, lei conte crede che da Russia e Inghilterra non dobbiamo temere sorprese? Sono del suo parere anch'io. Le sorprese, purtroppo, dobbiamo aspettarle dai nostri amici francesi. Ma con Taccia Plombier, questo benedetto imperatore, si era impegnato, mi pare. Vorrebbe rimangiarsi la parola? No, no, maestà, anzi. Anzi cosa? Ha dichiarato all'ambasciatore austriaco l'altra sera in pubblico parole chiare. Eccole. Mi duole che le relazioni fra i nostri due paesi non siano più così buone come io desidererei che fossero. È quasi un preludio. Ciaire. Assunciaire nascident. Maestà, mi permetta di dissentire, sono parole gravi. Tant'è vero che da due giorni tutta la diplomazia d'Europa non fa che discutere su queste parole. È un campanello d'allarme. Altro che campanello. Qui ci vogliono le campane. È la prova che Napoleone desidera mantenere gli impegni presi. Ma che cosa? Rinvia, esita, tergiversa. Ampia spoc, chi non sa decidersi a sparare. Intanto la selvaggina ha tutto il tempo di scappare. Maestà, abbiamo finalmente le condizioni francesi. Prima erano vaghe, ora sono precise. Quali sono? Nizza e Savoia. Rifiuto. Le spese della campagna a nostro carico.
rifiuto. Il comando supremo delle operazioni militari a Napoleone. Rifiuto! Se vostra maestà è di questo parere, tutta la mia fatica è stata inutile. Anche Savoia e il comando. Rifiuto. Ma si tratta di cacciare gli austriaci, di fare l'Italia. Qualche sacrificio bisogna farlo. Se no i francesi perché farebbero la guerra, non certo per amor nostro. Ma Cribbio, ci domandano Savoia e i soldi e il comando. Ma su questo si potrà discutere. Pare che si possa trovare una formula di accordo. E non si potrebbe trovare un accordo anche per Nizza e Savoia? Più difficile, maestà. Vede, maestà, se tutto il nostro piano fallisse e non si facesse questa guerra, credo che il primo ad esserne soddisfatto sarebbe proprio Napoleone III. Io ho l'impressione che sia pentito degli impegni presi e se potesse farlo decorosamente tornerebbe volentieri indietro. Ma non è un imperatore! Ora è un Buratin, allora. È un uomo, maestà. E ha vicino qualcuno che lavora molto in questo senso. Chi sarebbe? L'imperatrice Eugenia. Ma non mi avete detto che la tradisce? Una contessa di Castiglione, verissimo, maestà. Allora, non può più avere tanta autorità una moglie tradita. E invece ne ha, purtroppo molta. È una donna che non vuole guerre, ma io ho mosso qualche pedina per cercare di indebolire, se non proprio eliminare, questo ostacolo. Che pedine? Non so ancora se riusciremo a qualcosa, ma spero. Nigra è molto abile. E piace alle donne. Che balost di un Cavour. Cosa che hai ancora? La questione del matrimonio, maestà. Che matrimonio? È una faccenda che mi piace poco. Anche a me, maestà. Si tratta di mia figlia. Lo so. Ma il principe Napoleone tiene molto a questo legame, ci tiene anche l'imperatore. Per l'unità d'Italia dovrei sacrificare, oltre a Nizza e Savoia, anche mia figlia? Non è detto che faccia un sacrificio. Può darsi anche che sia felice. Ah, anche? C'è tutto un partito a Torino ostile a questo matrimonio. Bisognerebbe in ogni caso che la principessa dichiarasse chiaramente che lo desidera e che ama il principe Napoleone. Ma se non l'ha mai visto? Anche D'Azeglio dice che... D'Azeglio sbaglia, maestà. Può darsi, ma mia figlia farà solo quello che vorrà. Siamo d'accordo? Le sorti dell'Italia sono appese ad un filo. Anzi, a molti fili. Se ne spezza uno e tutto va a farsi benedire. Pregate la principessa Maria Clotilde di venire subito da me. Cerea, Cavour. I miei omaggi, maestà. E Candia Pinet, I parlo Pinet, maestà.
Clotilde. Clotilde. Ben sì. La mia città. Dunque, sentiamo. Sei contenta di andare a sentire stasera l'Aristori a Carignano? Con me, naturalmente. Sai, l'Aristori è una grande attrice. E viene da Reggio Emilia, dove i nostri nemici le hanno giocato un brutto scherzo. E allora bisogna che qui la corte le dia una dimostrazione d'affetto. Forse tu sei troppo giovane per sentire una tragedia dell'Alfieri. Ma sai, è uno dei nostri. È bene che cominci a conoscerlo. Cosa che è? La puzza del mio sigaro, forse? No, papà. E allora? Non vorrei che stasera il pubblico, invece di fare una dimostrazione all'Aristori, la facesse a me. A te? Sì. E perché? L'aristocrazia aspetta soltanto un'occasione per dimostrare la sua ostilità al mio matrimonio col principe Napoleone. E stasera potrebbe trovare questa occasione a teatro. Tu sai qualcosa? Sì. Io sono stata informata dalla signorina di Bart. Ci potrebbero essere grida ostili al principe Napoleone. Le gazzette potrebbero riportare la notizia e allora... Ma tu cosa credi? Che io sia un buon patriota, un bravo soldato e un cattivo papà? Eh? Alelon, che pensi? No. E allora più rapine, eh? Perché se continui a piangere e a soffrire, io mando tutto all'aria. Cavour, plom plom e l'imperatore. No, papà. Vi ho già detto quello che penso. Io prenderò una decisione quando avrò visto il principe Napoleone. Spero che non mi sia odioso, perché desidero rendermi utile anch'io alla causa di noi tutti. Mandù, ma là, dover sentire queste cose da Namasnapar farei. Non sono più una bambina, papà. Aristori, la sentirò poi un'altra volta. Oh, cavala, inferno anche.